Dopo la trasferta di Izmir si torna subito in palestra, un match importante con Macerata in campionato. Con il capitano Emanuele Birarelli presentiamo i tanti motivi di interesse di questa partita. Sì, guarda, quello che abbiamo fatto fino adesso è andato molto bene, ultimamente abbiamo fatto delle belle vittorie, però io direi che è sempre giusto guardare avanti e provare sempre a migliorarsi, perché quello che è bastato ieri magari in campo per portare a casa una partita non basterà domani, quindi siamo sempre rivolti al futuro e proprio parlando di Macerata penso che sarà una partita magari di più alto livello di quelle che abbiamo giocato nell'ultima settimana, insomma, con rispetto per tutti, però loro sono una grandissima squadra e credo che dovremo giocare la nostra miglior pallavolo per portare a casa il risultato. Non so, direi che secondo me, rispetto a quello che è stata la Supercoppa italiana qui qualche tempo fa, non è cambiato molto. La verità è che loro sono sempre i super favoriti, hanno un potenziale enorme e adesso lo stanno facendo vedere. Noi dobbiamo essere gli stessi dell'altra volta, secondo me noi non dobbiamo cambiare stile anche dopo queste belle vittorie che abbiamo fatto sia in campionato che in Champions, insomma. Però quello che conta è che non bisogna cambiare il modo di stare in campo, sempre molto aggressivo, sempre molto, diciamo, umile, e lottare su ogni pallone per provare a portare a casa il risultato, e questo non deve cambiare. Anche perché quel ricordo può essere positivo anche nelle vostre teste, il ricordo della vittoria Supercoppa può essere positivo per le vostre teste anche in funzione della prossima partita. Ma sì, ti ripeto, noi quella Supercoppa l'abbiamo portata a casa, siamo molto orgogliosi di questo e la Coppa ce la teniamo ben stretta, però adesso si guarda avanti, loro giocheranno sicuramente meglio, noi anche siamo cresciuti da quel punto di vista, da quel momento lì, è già un... Le partite d'inizio campionato, insomma, sono sempre un po' delicate dal punto di vista del livello di gioco e adesso già le squadre hanno ingranato di più, quindi servirà a giocare un po' meglio per vincere come abbiamo fatto in Supercoppa. Ma ti ripeto, più che secondo me l'aspetto tecnico e tattico conterà l'aspetto psicologico, nel senso che mi piace come sta interpretando la nostra squadra e dopo queste vittorie non bisogna cambiare, dobbiamo rimanere gli stessi. Le prime 11 partite hanno dimostrato che, oltre ad essere un buon gruppo, questa è una squadra che mura molto bene, alludo ovviamente alla Trentino Volley. Sì, è vero, direi che abbiamo i nostri punti di forza, per adesso direi che sono stati il muro e la difesa sicuramente, e anche un bel cambio palla, insomma, sicuro, abbiamo dei bei attaccanti che giocano una palla spinta e quindi sicuramente il nostro gioco si fonda su questo. Proviamo, come ti ripeto, come all'inizio non ci eravamo posti dei limiti, non ce li poniamo anche adesso e siamo veramente tutti i giorni in palestra a provare a migliorare qualcosa perché sappiamo che arriveranno tempi duri e dobbiamo farci trovare pronti per quel momento. E 11 partite da capitano hanno cambiato Emanuele Birarelli rispetto al passato? Ma assolutamente no, è cambiato poco, sinceramente. Io provo sempre a fare il mio in campo e quello che facevo prima lo faccio anche adesso. Nulla di più, quindi la faccia di capitano cambia veramente poco. Ci tengo molto a sottolineare questo, spero anche che tutti i ragazzi, ma lo sappiamo bene perché ne abbiamo parlato, insomma, la strada è quella giusta, ma veramente non bisogna sedersi su quello che abbiamo fatto, perché giustamente non è che abbiamo fatto neanche chissà cosa e la stagione è lunga. E le squadre migliorano, cioè le altre miglioreranno e noi dobbiamo migliorare insieme a loro. Poi piano piano, oltretutto, le squadre ci conoscono, piano piano che giochiamo partite, ne abbiamo giocate già tante, ci conosceranno sempre meglio e bisogna stare attenti a questo. Ultima battuta, ti metto un po' di ansia se ti dico che fra 7 giorni sarai in Giappone? Ma... No, ansia no, nel senso ansia è troppo negativa. Sono contento di andare in Giappone perché so che giocheremo bellissime partite e avrò la fortuna di giocare delle partite di altissimo livello che, insomma, nella carriera di un giocatore non capitano spesso. Allo stesso punto spero, insomma, di essere in forma e poter dare il mio contributo perché poi quando affronti quelle partite di quel livello devi essere, insomma, devi essere a posto. Altrimenti è difficile giocarle bene, però insomma tutti insieme, ovviamente con la forza del gruppo, spero che possiamo fare un bel torneo.